canale. Oggi voglio parlarvi dei microcarichi. A suon di parlare dei 5x5 ho visto infatti che una domanda che esce fuori spesso adesso è: ma posso, devo usare i microcarichi? Allora, per prima cosa definisco come microcarico l'aumento inferiore a il chilo per lato. So che è un termine orribile per lato, però in questo caso rende l'idea. Ovviamente, a seconda della scuola di pensiero, c'è chi dice sì, i microcarichi vanno benissimo, e c'è chi, come Zazzolin, dice no, i microcarichi li usano solo Ken e Barbie, il vero uomo fa aumenti di 5 kg alla volta. Come sempre, la verità sta nel mezzo. Se noi impostiamo tutta una progressione sull'uso dei microcarichi con la speranza di arrivare più lontano, perché aumentiamo di poco alla volta, stiamo sbagliando, perché comunque arriveremo di fronte al nostro limite. L'esempio classico scolastico è quello del semplice aumento di mezzo chilo a settimana, quindi aggiungendo due piastre da 2,5 etti. Ora, mezzo chilo a settimana significa 2 kg al mese, non è tanto. Il problema è che 2 kg al mese diventano in un anno, ovviamente, 24 kg. 24 kg in 2 anni, ovviamente, diventano 48, 72 e così via. Ciò significa che se partiamo con un 5x5 con 50 kg, nel giro di 5-6 anni ci ritroviamo a farlo con 150. Ed è decisamente realistico, se ci pensate. Allo stesso tempo, pensare di aumentare solo di 5 kg alla volta rende una progressione abbastanza difficile da essere portata avanti, perché magari ho bisogno degli intermezzi. Ecco, unendo queste due cose arriva la cosa sensata, secondo me, da fare. Nel video di quanto tenere un 5x5 ho proposto di partire col 60%. Per molti è sembrato poco, ma allo stesso tempo, però per esperienza, visto che molte persone le ho seguite con questo metodo, posso dire che chi parte con carichi molto gestibili, appunto il 60%, tende ad arrivare anche molto in alto, perché prende dimestichezza col metodo. Se io parto col 75%, la progressione dura 3 settimane, questo sono abbastanza sicuro. Cosa fare però? All'inizio, se parto col 60%, ovviamente non farò 61, 62, 63, perché ovviamente mi rompo i coglioni, cioè a usare sempre gli stessi chili. All'inizio ci sta a fare salti anche del 5%, 60, 65, 70 e così via. Quando la progressione comincia a diventare più complicata, ci sta a utilizzare salti inferiori. Potrò fare 70, 75, a seconda ovviamente di quante io reputi facili delle serie che sto facendo, 70, 75, 77, 80, e da lì, a seconda di quanto sempre io senta facile l'esecuzione, posso fare salti sempre più brevi di seduta in seduta, fino a fare magari 80 kg, 80 kg e mezzo, 81 e così via, in modo da far durare la progressione il più lungo possibile e tenerla più che posso. Quindi, più mi avvicino al carico che sento impegnativo, più di settimana in settimana posso aggiungere poco, perché comunque fare 80 kg la settimana dopo 81 è comunque gestire un carico superiore, mentre se avessi fatto magari 80-82 l'avrei trovato molto più difficoltoso, o comunque fatto una settimana allenante in più. Una volta raggiunto questo limite, posso scalare, come dicevo negli altri video, magari ricominciare da capo e provare a risalire e così via. Se io quindi impostassi una progressione da subito con microcarichi, imposterei una progressione troppo lunga da fare, difficilmente la porto al termine. Allo stesso tempo, facendo salti eccessivi, magari di 5 kg in 5 kg, mi perdo delle settimane di allenamento verso la fine, perché passare da 80 a 85 kg magari non ce la faccio, facendo 80, 81 o 82 e così via, riesco a gestirle in modo diverso. Quindi, cosa fare? Inizio una progressione e posso fare salti anche del 5%. Più salgo con la progressione, più arrivo al limite, più posso abbassare gli aumenti, passando da un 3-2,5% fino ad arrivare anche ad aumenti dell'1%. In questo modo porterò la progressione più avanti che posso e riuscirò a tirarne fuori più risultati che posso.